Pierpaolo Bianchi, tre volte campione del mondo della 125. Ciao Pierpaolo. Ciao Nico, ciao a tutti. Tutto Come stai? Lo bene, grazie. Un po' sai più perché? grande. Dimmi, dimmi. Bravo, Sì, lo sai già perché ti sto capito. chiamando in questi giorni? Ok. Perché fai 70, quando li fai? 11 marzo. 11 marzo, 70 Sì, anni, non cavoli. sono pochi, No. Allora, per quei pochi che non ti conoscono, la scheda di Pierpaolo Bianchi, tre sì. volte campione del mondo della 125, un terzo posto nell'80, due volte secondo, due volte terzo, ancora della 125. Tre titoli italiani, tre titoli della montagna, due record di velocità. Ha disputato 127 Gran Premi, ne ha vinti 61 e dal 2003 è commendatore al merito della Repubblica, come Agostini, vero? Sì, praticamente lì sono alla pari di Agostini, un po' meno dei risultati delle gare, però per quello siamo uguali. La moglie si chiama Lucia e tuo figlio si chiama Claudio, come il dottor Costa. Perché? Sì, porta il nome di Claudio perché praticamente quando ebbe l'incidente nel 78, è un incidente molto molto grave, tu forse ricordi, no? E Sì. sono stato ricoverato tantissimo tempo e io a Claudio l'ho fatto disperare perché sono abbastanza noioso. Praticamente non gli rendevo la vita impossibile, mia moglie era incinta e ho promesso che se fosse stato un bambino avrei chiamato Claudio. Tutto qua. Senti, a proposito, tu eri un duro, parevi abbastanza incazzoso, al punto che tu stesso dici che ti chiamavano veleno. Adesso sei tutto un altro uomo. Come sei Sì, cambiato così tanto? perché praticamente finite le corse per me è stato ricominciare un'altra vita anche come persona. Nelle gare ero soltanto preso per le gare, che mi facevo un po' forse troppo gli affari miei, mi stranavo parecchio, perciò dalla gente mi ho chiamato veleno, perché forse ero concentrato solo su quello. Invece nella vita normale adesso è tutta un'altra cosa. Davvero. Senti, la Romagna, la terra del motor, la Sì, temporada, Pasolini di Rimini come te, come nascere lì è stato importante per te? me. Beh, sicuramente per tutti quelli, diciamo, del mio periodo è stato molto importante. Infatti, i piloti italiani più che altro venivano tutti da questa terra, no? Oggi è cambiato un po', si è sparso un po' per tutta Italia, ma quella volta la Romagna era un po' il cuore del motociclismo e dei piloti. Davvero, ma perché? Tu te lo sei chiesto ogni Ma tanto, sicuramente. perché? Ma sicuramente era le varie aziende che abbiamo qui in zona che ancora ci sono, ma oltretutto era molto temporale, era quella che teneva banco un po' il motociclismo, no? 7-8 gare in fila qui in Romagna, Imola compresa, no? Praticamente coinvolgeva tutti gli amanti del motore. Ah, certo. La stagione cominciava lì, cominciava in Romagna ogni anno. Sicuramente. Senti, Pierpaolo, tu hai cominciato con i cinquantini, che sono state una Sì, categoria chiaro. splendida. Perché? Come più o meno tutti. Perché era così importante la 50 che non c'è più? Lo era perché anche perché iniziando presto, del resto non potevo guardare altre categorie, era la categoria che interessava e che potevo partecipare perché ci volevano gli anni, no? Era già un risultato poter gareggiare nella 50. Forse per quello abbiamo iniziato tutti con quella. Era anche meno costosa, forse. Diciamo che molto meno di adesso, però se ti dico cosa ho speso nella mia prima moto, ti metteresti a ridere, ma per noi è stato un sacrificio enorme, no? Ah, sì, eh? Sì, chiaro, anche se era molto meno costoso, erano tanti soldi che si dovevano spendere, specialmente se non ne avevi tanti a disposizione. Anche se tu hai avuto papà e mamma dalla tua parte, tuo padre era vigile urbano, se non sbaglio, ti hanno aiutato molto. Sicuramente, soltanto da loro, i miei primi sponsor che mi hanno seguito sono stati loro, che devo dire grazie a loro, altrimenti non sarei mai arrivato in nessun posto, perché al tempo Senti, o ti aiutavano loro o non riuscivi a trovare soldi per gareggiare. la tua carriera è svoltata quando hai conosciuto Giancarlo Morbidelli, no? Che ti ha messo Certo. sulla bici elettrica Sì. nell'85. Intanto, Sì. io ho raccontato spesso Morbidelli, che è stato un personaggio straordinario. Qual era il tuo ricordo di lui? Qual è il tuo ricordo? Mi ricordo, prima di tutto era una persona come noi. Oltretutto non era tanto più grande di me perché era molto giovane, Giancarlo, quando l'ho conosciuto. Io ero giovane, ma lui non era poi molto più anziano. E una passione tremenda. Quello che avevamo tutti noi, sia meccanici che piloti, era uno di noi praticamente. E Davvero. Giancarlo è stato uno dei pochi, dei due o tre che ho incontrato come lui. Ci conto su una mano. Dopo il resto ho incontrato un po' di tutto in generale, ma quelli veri veri sono lui, Minarelli,
e forse nessun altro dopo, ecco, per quel che mi riguarda. E dopo parliamo di Minarelli. Ma Morbidelli, voi cominciaste la stagione 75, io mi ricordo, eravamo al Castellet, io facevo la 500 e per inciso, guarda che ti muovi, quando ti muovi fai un po' di Scusa, rumore, cerca di scusa. stare fermo. E per inciso, io avevo una Suzuki 500 bicilindrica e voi con la Morbidelli giravate più forte di me con la 500 bicilindrica. Te lo dico io, Ricordo. al Castellet, una roba Ricordo. pazzesca, due Ricordo. missili. La stagione però cominciò male perché finisti in Molto terra male. tutti e due. Cosa ti ricordi? Che poi Giancarlo probabilmente si arrabbiò un po'. Diciamo che Giancarlo forse è quello che si è arrabbiato di meno, perché prima di lui si è arrabbiato Muller. Il quale forse ha esagerato, perché se era per lui, sia io che Pileri eravamo già fuori alla prima gara. Così che Giancarlo non ha avuto il tempo di arrabbiarsi con noi, ma ha avuto più tempo da discutere con Muller, perché quelle sono decisioni da prendere assieme e che le deve prendere forse il titolare, non tanto il meccanico, no? E alla Perciò fine avete Giancarlo non si è arrabbiato più di tanto. non più di tanto. Non più di E tanto. partita male la storia, però poi è andata benissimo perché in 3 anni, Molto. prima Pileri, no? Che alla fine Sì. poi, per mettervi d'accordo, tu hai vinto il campionato italiano e Sì, Paolo Pileri vinceva il titolo mondiale. questi erano gli accordi, sì. Negli accordi. Che Sì, poi sì. dopo, naturalmente tu che eri un po' velenoso, qualche volta andavi via perché andavi Sì, fortissimo. diciamo che mi andava stretto, però del resto gli accordi erano quelli, dovevo accettarlo. Se non c'erano discussioni interne, io ero abbastanza rispettoso. Quando magari ci si scaldava un po', io lo facevo, l'accordo, lo rispettavo in maniera un po' sbagliata. E tu hai Però non ho vinto? mai rubato niente, non ho mai rubato No, nessuna gara. ah no, no, certo. I Perché tuoi ci due sono stati primi. piloti che hanno rubato i mondiali in questo modo, Ecco, bravo, senza è far vero. nomi. Senza far nome, ma qualcuno lo conosciamo. I due Chiaro. tuoi primi titoli, 76-77, come Sì. Barrichin, stessi anni. Io ti seguivo da vicino perché eravamo in pista insieme, ti vedevo. Pileri e Möller, mi ricordi qualcosa di loro? Sono stati due personaggi importanti. Sì, sicuramente, per me tutti e due, sia Muller che lo è stato per tutti noi assieme, il team completo, ma anche Pileri per me, perché bene o male io fossi andato più forte, andassi più forte era scontato, forse era l'età, forse non so, però Pileri a me mi ha insegnato all'inizio, anche senza che lui lo sapesse, perché lui già conosceva le piste, cose che io non avevo ancora fatto. Diciamo che però mi bastava poco a prendere, poter andare come lui, anche meglio, però ho appreso anche da lui. Certo, e Möller era un tecnico fantastico. Lui è quello che ha rivoluzionato un po' il mondo del due tempi in Italia, forse in Europa, ma non solo a Morbidelli, ma poi ne hanno tratto frutto tutti Certo, quanti. Da quel lato certo. lì Muller è stato un grandissimo, anche se lui anche poco fa mi confermava che non erano tanto i piloti le gare che interessavano, lui gli interessava vincere, con chi non c'entrava niente, bastava vincere. Voleva Cioè non vincere. era amante di un pilota o amante dei circuiti, lui era amante di vedere le sue moto vincere e basta. Eh beh, da bravo tecnico è Chiaro, naturale. chiaro. E quando lui è andato in Minarelli, tu l'hai seguito ed era Ma il diciamo che 78. forse io l'ho portato L'hai portato? indirettamente, perché Ah, sì, sono io che ho portato Muller. Io dietro sua richiesta, sapendo che conoscevo bene il comendatore, mi ha chiesto un giorno, forse perché gli accordi o l'ambiente Morbidelli gli andava stretto, se mi informavo con Minarelli se era interessato a fare un mondiale 125. E di lì è ok. partito tutto. Un'altra bellissima avventura che però per te è stata meno fortunata perché Molto meno, però del resto non posso andare tutto bene, no? Sono bei ricordi anche quelli, che le cose più brutte rimangono nella mente, per me sono bei tempi anche quelli. certo, lì è andata storta per degli incidenti Sì, è andata storta perché la stagione si era messa male, sai, prima gara abbiamo partecipato, abbiamo vinto, e vince il primo Gran Premio vuol dire che era il proseguo della Morbidelli, sai, Morbidelli non correva più ufficialmente, noi avevamo una Certo. moto forse anche leggermente migliore ormai, perché era un'evoluzione della Morbidelli. Tornati in Italia, praticamente 5 gare, un disastro, e di lì sono stati un po' i problemi. Perché a un certo punto Minarelli ti ha detto qui ci vuole un secondo pilota e fosti tu Diciamo, ad indicare Nieto. ti interrompo qui, diciamo che quando abbiamo risolto i problemi era un po' tardi già, però si erano risolti, la moto cominciava ad andare, ci si è parlati assieme.
chiedendo che se era il momento di recuperare ci voleva un aiuto, perché altrimenti avrei fatto fatica. Così che ci si è messi tutti assieme. Chi ricorda, si ricorderà che Nieto nel 78 aveva smesso di correre con la Vultaco e si sarebbe fermato, penso, perché era libero. A quel punto si è parlato di Nieto, chi meglio di lui poteva darmi una mano ad essere un pilota in grado di aiutarmi, no? E così che, però la decisione finale è stata la mia, ma non perché l'abbia deciso Mulle, che come dico lui c'è sempre il meglio. Come il dottor Mirelli ha detto, benissimo Nieto, però il via, il là lo devi dare te, se ti va bene sì, altrimenti si cambia. E io ho detto sì, perché no? Chi meglio di lui ci Oltretutto, può aiutare? tu eri un grande ammiratore di Nieto. Ma molto sicuramente, anche se magari ci saremmo odiati strada facendo, però, o in gara, però io sono stato un suo ammiratore, come tanti ragazzini da giovani. Certo. Però io dico spesso che mentre la scuola italiana dei piloti italiani è partita dai Provini, dagli Agostini, quindi facciamo dello stile di guida, la guida pulita, una religione. Invece gli spagnoli hanno la tradizione dei Santiago Herrero, dei Nieto, molto aggressivi. In particolare Nieto ha discusso con tanti, è finito spesso Chiaro, chiaro. Cacciotti la gara con lui. Sì, Anche ricordo. con te non si comportò benissimo, a dire la verità. Assolutamente, ma forse con tutti era il suo modo di correre, non era certamente il mio. Io non sono mai stato scorretto, non ho mai fatto nessuna scorrettezza in gara a nessuno, amico o nemico. Lui aveva quel modo lì, ma era la sua maniera. Potevano Davvero. essere anche tattiche, chiamele come vuoi, però lui aveva una maniera di correre differente da tutti. Sì. In un certo modo si può dire che appunto la guida di un Marquez assomiglia alla guida di un Nieto. Ma io penso di no, forse Marche è anche più veloce, però come persona lo vedo già più corretto. Non che Nieto fosse un bandito, per carità, però ne sapeva uno più del diavolo, che ne usava. Sì, diciamo, faceva parte di quella scuola di piloti Chiaro? molto aggressivi, Sì. come è stato anche Phil Reed, se vogliamo, no? Chiaro, Piloti, chiaro. ecco, che non guardavano in faccia a nessuno, Sì. diciamo così. Ecco. E Minarelli, tu non avresti la possibilità di replicare il titolo, hai fatto due record mondiali a Monza sulle Sì, partenze da fermo, no? È stato sì, bello con quel sì. siluro lì. Sì, chiaro, bellissimo, anche perché per me erano gli inizi, sai, andare alla Minarelli da ragazzino, perché meno male avevo 22 anni, mi sembra, correre in salita, lavorare nell'azienda, prima in catena, poi in reparto corse col commendatore, per me era tutto una salita. Poi dopo ho vinto dei campionati, ho fatto i record mondiali, 74 abbiamo corso con la prima 125, un po' particolare. E a fine 74 Minarelli mi ha detto giustamente: non ti posso dare quello che meriti, Morbidelli ti vuole, vai pure a sostituire Pileri e ci rivedremo. E così è stato. 78 ci siamo rivisti. Ci siete rivisti, lì il Sì. titolo non è arrivato e poi dopo No. però sei andato in MBA e con una moto privata nell'80 Sì, hai vinto il titolo mondiale. diciamo semi privata, perché era dall'MBA, per me la custodivo io e mio padre, andavamo in giro quasi sempre da soli, perciò. E vincere quel titolo lì per me è stato come vincere, come quando ti chiede qual è il migliore, il primo, il secondo, il terzo. Questo è stato come vincere il primo, anche se non lo è, perché insomma, portare via il titolo a chi me l'aveva tolto, specialmente chi mi aveva preso anche il posto nel team, per me è stato, poi con una moto non efficiente, via. Sicuramente, ma ha assistito anche la fortuna, ma ci vuole anche quella. Ci vuole anche quella. Tu sei andato avanti Chiaro? poi da privato col team Elite, Sì. hai chiuso a 38 anni nell'89, una carriera di più di 20 anni hai Sì, corso. abbastanza lunghe. Sì, ho avuto alti e bassi. Io dopo aver vinto il mondiale sono tornato a fare il privato, sono tornato a pagare di tasca mia, sono tornato a avere difficoltà a finire un mondiale con i soldi. Però il tutto mi ha portato sempre a fare dei risultati l'anno dopo, finché poi non ce l'ho più fatta, ho dovuto mollare, perché poi l'età si sente, no? Poi quando vedi che non sei più il pilota di prima, sei tu il primo a capirlo. Ma sì. Senti, c'è un episodio che racconti, credo, anche nel tuo libro. Nell'85 tu con Sì. il team Elite di Elise. Milano Sì. Per stavi per vincere un altro titolo mondiale perché all'ultima me, gara a Misano avevi 5 punti più della Garelli Nico, di ti... Gresini e si è rotta la moto, è vero? quello per me, i 6 ma non contano, però dopo 20 anni o 20, o 30, quanti sono ormai, a parlarne mi dà ancora fastidio, proprio perché quello è un titolo che Fausto ha meritato tantissimo, però io veramente l'ho buttato.
Ultima gara in testa tutto il mondiale, 3 giri dalla fine, capito? Una moto non si era mai rotta a rompersi, poi ci sono state tante polemiche dietro, no? Cose che io non voglio credere. Ho Ma perso sì, e basta. ma sì, ma io se hai voglia ti porterei su quella storia perché mi ha Ma colpito il puoi fatto dire, non c'è problema. no, che c'erano già anche allora i complottisti e qualcuno Sì. disse addirittura che avevate rotto apposta il motore per vincere il Team Italia. Ma qual era il vostro vantaggio? Quale sarebbe stato? Per forse di qualcun altro, mio non sicuro, perché io col Team Italia, a essere sinceri, ce l'avevo a morte, perché chiaramente, Oltretutto, chiaro, avevo chiesto di fare parte del team, che era il primo anno che nasceva, magari un pilota anziano, un pilota giovane, no? Mi era stato risposto, tu sei anziano, per noi puoi smettere. Allora per basta. me il mio veleno lì veniva fuori contro di loro, a dirla pari pari, e così era stato. Perciò da parte mia non puoi pensare che abbia fatto complotti, assolutamente. Ma sì, cioè, sarebbe stato puro autolesionismo, oppure Assolutamente, per me avrebbero vincere dovuto riempirvi di soldi, darvi milioni di euro, se no. ascolta, vincere quel mondiale lì era ancora più bello che vincere quello dell'81, dell'80, scusa, ma molto più bello sarebbe Lo stato. Però credo. moralmente mi è rimasto un bel ricordo anche di quello. Ma certo, andavi forte, facevi Sì, paura. pilota di 30, avevo 36 anni, mi sembra, È 35-36 davvero. anni. Lottavo contro piloti del livello di Casalora, Gianò, la gente è arrivata dopo, che non è che lottavo, gli ero davanti, perciò per me la soddisfazione è stata uguale. Sei stato davvero uno dei grandissimi piloti ed è bello parlare anche delle categorie piccole, che si fa poco. Ma io ammiro quelle cose categorie piccole, specialmente la 50, poi, anche perché voi sai, ho fatto l'80, no? Fatto anche Correre con la l'80. 50 un pilota come Lazzarini, Ieto e Tormo. Sono piloti bravissimi, perché non è facile guidare quella moto, assolutamente. Davvero, davvero. Senti, qual è stata la tua massima soddisfazione adesso, in assoluto? Fatica. Intanto quella di potersi andare avanti finché ho voluto fino alla fine, nonostante ho avuto tanti incidenti che mi avrebbero dovuto fermare molto prima, no? Però la costanza, l'aiuto di tanta gente, la famiglia, il dottore, no? Sono andato avanti, invece. Forse la mia carriera si poteva fermare a 78 all'incidente di Matra, perciò Ah, non ho certo. niente da ricriminare. Certo. Era l'incidente di cui parlavi prima che Costa Sì, ti ha aiutato così tanto da chiamare tuo figlio col nome di Claudio apposta. claro, Ma perché non so come se sai, andò? ma io ho rischiato di perdere la gamba per Di perdere? 2 anni, di avere l'amputazione, e in quel frattempo correvo in quel modo lì anche, capito? Non ho mai perso una stagione, perciò non posso non essere contento. Quindi una specie di McDoan, anche Sì, te. più o meno sì, dopo è arrivato il genere del MiG-2, più o meno è stata una cosa del genere, perché poi io me la sono rirotta altre 2 o 3 volte, ogni volta dicevo Claudio se mi guarisco non corro più, invece sempre la stessa storia, andavo avanti e mi sono fermato per vecchiaia. Adesso ridi, viene da ridere, ma ho avuto, ma ho anche sofferto, No, Co certo. come tutti i piloti, non sono l'unico. È vero, è vero. Senti Pierpaolo, e tu segui oggi il mondo delle corse? Sì? Sì, abbastanza, diciamo. Adesso a parte questi 2 anni di pandemia, no, che ho tralasciato un po', però meno male mi vado a fare 5-6 Gran Premi all'anno, andavo a fare, a vedere, ma più che altro stare ancora in compagnia di vecchi amici, che ce n'è sempre meno, della verità. Diventiamo vecchietti. Senti Pierpaolo, della Moto 3 Dimmi. cosa pensi? Cosa pensi della Moto 3? Ah, mi piace, penso che va fortissimo. A parte che adesso io li guardo da settantenne, no? Perciò per me volano, ma vanno veramente forti. Però io credo che noi quella volta andavamo come loro, con altri mezzi forse eravamo quanto loro, però oggi li vedi, ragazzi, sono velocissimi. Sicuramente noi non eravamo da meno, perché c'erano 50 anni in meno e andavamo come loro, sicuro. Si dice spesso, no? Che noi passando dalla 50 poi alla Sì. 125, facendo tutte le tappe, si arrivava alla massima categoria o si rimaneva lì a fare gli O si specialisti. rimaneva, non c'era Esatto. l'usanza di scalare per arrivare alla GP. Ed era forse un modo più sicuro di correre rispetto a oggi, che sono tutti attaccati, vicinissimi e ci sono tanti pericoli. Sicuramente, oggi però il pilota parte dalla Moto3 perché l'obiettivo è MotoGP, che vinca o non vinca, è arrivare là. Io ricordo che di fatto non ho fatto il salto, ho fatto tante gare in 2,5 con Morbidelli, no? E ne ho fatte molte, anche più di quelle che uno pensa, però non ho mai avuto la voglia di fare il salto. Io se l'avessi fatto, può darsi che dopo un anno di noviziato magari avrei vinto un titolo anche di là, ma Certo. lasciare il sicuro per l'incerto non me lo sono mai sentito. Parli della 2,5, di più non Sì, hai provato? 2,50. Io Di più non.
No, di più no. Sì, provato, ma corso no. Soltanto 2,50 massimo. Senti, c'è un pilota tra quelli di oggi o di ieri e non dell'altro ieri Sì. che in qualche modo ti assomiglia, Beh, che che ti mi assomiglia, non immedesimi? so. Che mi assomiglia, però mi piace Zarco. Ah. Non so se mi assomiglia, però a me piace lui come pilota, come il carattere, tutto. Beh, è uno che va fortissimo, certo. Non fa... Oltre che va forte. Diciamo, forse non è uno che fa calcoli. No, però è quella, perché se pensi che ne facevano tanti, no. No, Diciamo che infatti. ci fanno, però se te prima più punti fai, prima vinci, no? Un'altra delle mie cose è quella che io venivo battuto, non ero battuto perché la gara non era di campionato, me ne fregavo, è perché l'altro pilota mi aveva battuto, era andato più forte. Io ho sempre dato tutto in tutte le gare. In tutte le gare. In Non so se ho MotoGP reso dunque, l'idea. sì, no, certo, ma io lo so, ho letto il tuo libro, appunto, sei uno che ha dato sempre l'anima senza fare tanti calcoli. Bisogna Chiaro. anche dire che oggi si comincia così presto a correre, 4 anni, 5 anni, che è anche più facile da un certo punto di vista essere capaci di ragionare mentre si corre. Una volta era più difficile. Sì, sicuramente, però a me quello di oggi non piace perché vedo che quando il pilota non vince, magari lo sa nascondere, però non soffre, non è tanto preoccupato, non è smaronato, come vogliamo dire. Li vedi soltanto che quando l'intervista fanno così, alla prossima. Però forse perché, non so, noi non eravamo Ti così. sembra che si accontentino un po' troppo facilmente? Sì, anche perché il posto non lo perdono, perciò vanno tranquilli. Invece tu rischiavi di perderlo. Beh, diciamo che non è che rischiavo, però al tempo le moto ufficiali avevano i piloti che vedono i risultati. Questo voglio dire, più o meno. Cioè, e non erano Perché tanti. io se l'ho avuta, io come tanti piloti ho vinto con le moto migliori, perché senza moto non vince nessuno. Però se l'hai avuta la moto è perché la meritavi. Ah, certo. Vai ancora in moto, Pierpaolo? Soltanto a fare delle rivocazioni, non per strada. Ah, ecco. Ma sei mai andato per strada in moto? No. Molto poco, al tempo quando correvo, diciamo, ci andavo pochissimo perché il tempo era poco, molto poco per strada. E le rivocazioni le fai con che moto? Con quello che Ancora, capita o c'hai ancora. la tua moto con cui... Anche la mia, qualche volta mi capita che mi diano moto che erano veramente le mie, tipo la Mirarelli, ma in linea di massima vado un po' con tutto, quello che mi danno. Può Sì. essere tutte moto del Gran Premio, magari vecchie, ho usato anche delle Cagiva 500, adesso andremo a Valencia fra 10 giorni, un'altra volta. Bello. E anche lì, praticamente, Con che moto giri? lì giro con una Honda 250 modello Cadalora del 92. Sono stato in Grecia 3 mesi fa, ho girato una Moto 2 di Marini, con la Patto, passo dal vecchio al nuovo io. Bello, bello. Mi Che va patto bene tutto, era? l'importante Il patto quattro tempi o Patto, due tempi? non ho il 4 tempi, bellissima, 4 tempi, Bicilindrico. bicilindrica, sì. Che meraviglia. E senti, per chiudere, Dimmi. Valentino Rossi che ha chiuso molto avanti con l'età, no? Anche lui, cavolo. Sicuramente, molto più di me e di altri. È Cosa ti il più resta di longevo, Valentino? sicuro. A te Valentino piaceva? Che cosa ti è piaciuto di lui? Che cosa Parliamo no? del pilota, no? Come può Sì. non piacere? Parliamo del pilota, sicuramente. Come fa a non piacere? Ha vinto, era forte, come ti dicevo prima, il pilota si vince perché è forte. Vince con la moto buona, ma del resto se la merita. Chi Perciò c'è? niente da dire. Niente da dire. E chi c'è Niente da dire. secondo te che può prendere in Italia, pilota italiano, l'eredità di Questo, Valentino? come ho detto, non seguo tantissimo, non mente, anche perché poi ce ne sono troppi, forse in troppi, poi alla fine si spera in tutti e fa fatica a venire fuori uno. E questo un Però po' in tutte le categorie. Noi adesso abbiamo certo. tanti piloti, no? Dalla Moto3 in poi, da un po' di anni, non è più soltanto Spagna, no? Però di questi alla fine non è che ne vengono fuori poi tanti, uno ogni tanto che ha vinto. È vero. E abbiamo anche tante Ducati. Hai visto? Cioè, 8 Ducati avrà in più. adesso sicuramente abbiamo come casa, abbiamo la Ducati che sarebbe ora che vincesse un altro titolo. Naturalmente c'è anche l'Aprilia, però dico Ducati Sì, perché però sì, anche è la Aprilia ha fatto un vicina. bel passo, perché un bel passo sta arrivando anche lei, però la Ducati gli è arrivata molto vicino ultimamente e non ha concretizzato, bisogna che uno lo porti a casa. Esatto, è quello che ci auguriamo tutti. Pierpaolo Bianchi, auguroni per i tuoi 70 anni. Grazie Grazie, grazie a tutti. Grazie, della Nico. chiacchierata Grazie a e voi. in bocca al lupo, commendatore. Ciao, Nico, grazie. Ciao a tutti. Ciao, 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 grazie. ciao, ciao.